L'idea guida, potremmo chiamarla per usare la terminologia di cui dicevamo prima, in questo caso era di passare da un'idea in cui, da un'immagine del territorio per cui le terme di Premia sono semplicemente localizzate vicino a questo borgo, a una visione in cui Cadarese, cioè questa borgata che include anche le terme, è un sistema economico unico, per cui ci sono le terme, ci sono degli spazi che sono in parte a servizio delle terme, in parte contribuiscono a far funzionare quel dispositivo economico e nello stesso tempo, così facendo, includono dei servizi per il funzionamento delle terme, ad esempio, diciamo, la produzione di fieno, che nell'area, era già attiva e poteva essere finalizzata, dei servizi rivolti ai clienti delle terme, e quindi rendendo più interessante il fatto di permanere su quel territorio, dei servizi condivisi fra gli abitanti e gli utenti delle terme. Il concept, quello del borgo del benessere, nulla di nuovo, però è servito a mettere a fuoco quali potevano essere le linee di lavoro. Vedete quanto attorno a questo concept generale si attivino filoni di progetto che, come dire, ci aiutavano a puntualizzare, quindi di che tipo di funzioni stiamo parlando per tutti questi spazi vuoti, parliamo di funzioni che sono riconducibili ad un unico concept. E quindi abbiamo cominciato a individuare, a mappare gli spazi presenti, a reperire, a contattare i proprietari di questi spazi, andando a prefigurare loro quali potevano essere delle ipotetiche funzioni da collocare all'interno di questi spazi, tenendo presente che però un conto è la proprietà degli immobili, un conto è la titolarità di un'impresa, nel senso che non era del tutto scontato, anzi, in linea di massima non accade mai che sia lo stesso proprietario dell'edificio che poi vuole sviluppare l'impresa. Quindi tu fai da interfaccia fra un proprietario che può o non può o non vuole mettere a disposizione degli spazi e un soggetto che decide o non decide di attivare un'iniziativa imprenditoriale. Vedete alcuni filoni di lavoro, il tema della ricettività, il tema della produzione commerciale, il tema del turismo sostenibile, dei servizi. Abbiamo iniziato a, ecco, questo è per darvi un'idea del tipo di spazi, no, su cui andavamo a lavorare, quindi vi dicevo anche più piccoli e meno prestanti di quelli che probabilmente avete a disposizione voi. Però per darvi un'idea, questo era uno spazio pubblico, cioè era l'ex lateria del borgo, cioè il posto dove gli allevatori andavano a portare il prodotto del loro bestiame, per cui in passato si faceva il formaggio, era diciamo, un luogo di valorizzazione collettiva delle produzioni individuali. Era stato acquisito dal comune, c'era il problema di cosa ne facciamo. E allora attraverso questo, diciamo, mettendo in relazione le attività che pian pianino stavamo mettendo a punto e le esigenze che queste avrebbero avuto per funzionare meglio, abbiamo immaginato che dentro questo spazio si collocassero alcuni servizi condivisi dalle nuove imprese, quindi una reception, un ufficio segreteria, un centro prenotazione e distribuzione comune, un punto di informazioni, una sorta di segreteria per tutte quelle neoimprese che si andavano a collocare e che avevano bisogno, specialmente nella fase iniziale, di ridurre i costi di gestione avendo, come dire, un servizio condiviso. Dall'altra parte, tutta una serie di servizi che potevano essere condivisi dai turisti e dalla comunità locale, quindi servizi che non erano già presenti in quel territorio e che potevano diventare un elemento di miglioramento della qualità della vita, e poi alcuni servizi direttamente rivolti al turismo. In particolare modo ci siamo occupati di stabilire un meccanismo di convenzionamento fra tutti i soggetti, e che in parte è andato a recuperare il meccanismo tradizionale, cioè adesso in estrema sintesi, tradizionalmente i soggetti, gli allevatori, i produttori apportavano la materia prima per una produzione collettiva che generava quindi un ritorno, lo vedete sul lato sinistro della slide, per tutti. In questo caso invece proponevamo diciamo, ai nuovi imprenditori di dare un piccolo contributo che serviva a sostenere un'attività di comunicazione, di valorizzazione, di una sorta di regia dell'attività del borgo, che quindi aveva un ritorno in termini di clienti, di presenze nel territorio. E quindi ci siamo divertiti anche a riprendere quello che era lo statuto della latteria turnaria del 57 e di aggiornarlo con questa nuova funzione, no? Proprio per, come dire, non disperdere quello che era la risorsa a cui facevamo riferimento, cioè la tradizione cooperativa del territorio, per cui chi erano i soci fondatori di questa associazione, eccetera. Adesso vado via veloce perché non c'è tempo.
Per chiudere, nel 2012 la Regione Piemonte ha approvato il progetto, un finanziamento complessivo di 1.400.000 euro. E vedete, insomma, alcuni lavori oggi sono partiti e quindi sì, tendenzialmente è un processo che dovrebbe avere lo sviluppo almeno nella prima fase che ci siamo immaginati. Non vi nascondo, ma adesso non stiamo a parlarne troppo, che evidentemente ci sono anche tutta una serie di criticità legate a questo processo, perché non è scontato avere un finanziamento di questa natura, avere dei fondi, dei finanziamenti a fondo perduto che coprono dal 60 all'80% dei costi sia per la ristrutturazione degli spazi che per l'avvio delle attività imprenditoriali, e pur a fronte di queste condizioni, come dire, particolarmente favorevoli, i privati sono sempre, come dire, scettici e non è stato così facile coinvolgerli. Quindi ci si pone delle domande rispetto alla possibilità di attivare questi processi in assenza di finanziamenti come quelli che vi ho un po' descritto. È pur vero che, siccome questi finanziamenti ci sono, per cominciare vale la pena di lavorarci, no? Ed è il motivo per cui adesso con un altro collega, un altro docente del Politecnico di Milano, stiamo lavorando su un'idea un po' estrema. Adesso ve la butto lì non perché debba essere ripresa, ma per darvi un'idea di quanto questo patrimonio di borghi e borgate possa rappresentare un valore aggiunto, perché la quantità di questi spazi presenti sul territorio italiano è enorme. Nel frattempo sono luoghi che sono abbandonati loro stessi, di cui nessuno si prende cura, e nel frattempo molte altre sono le funzioni che, per tornare al discorso di prima, consumano suolo e occupano spazio, occupano nuovo territorio. Allora, l'idea su cui stiamo lavorando è di immaginare che le borgate possano essere forme di superamento del modello dei carceri, delle carceri, per cui luoghi dove sia possibile immaginare forme di possibilità di scontare la pena, pene diverse, restituendo al territorio e anche costruendosi delle possibilità di reinserimento una volta scontata la pena diverse e più coinvolgenti. Abbiamo sviluppato un progetto col Ministero di Grazia e Giustizia e stiamo provando a costruirci le condizioni per un'iniziativa sperimentale in questo senso. Ma ve la butto lì giusto perché era già nella slide, insomma, non mi sembra azzeccata adesso al vostro caso. Invece, per chiudere, vi faccio vedere l'altro caso, che è quello più forse azzeccato alla vostra esperienza, alla vostra situazione, che è quello del comune, vi dicevo, di Limbiate. Vediamo se ho, scusate, prima un materiale di inquadramento che serva a dunque un comune, vi dicevo, circa 35.000 abitanti, nord Milano, un comune che aveva avviato dei percorsi una nuova giunta che aveva avviato dei percorsi partecipativi con modalità tradizionali, l'ascolto nei quartieri, la raccolta dei post-it, le sollecitazioni rispetto ai bisogni degli abitanti. Allora, tutto questo lavoro che in parte ci ha visto coinvolti nel tentativo di poi di mettere a valore un patrimonio di conoscenze che poi l'amministrazione, una volta che ha raccolto, non sapeva cosa fare, cioè avevano in mano 2.000 post-it con le richieste più disparate, e poi mi hanno detto, vabbè, ci hanno chiamato, ma che ce ne facciamo a questo punto di questa cosa? Dopo aver fatto le passerelle nei quartieri facendo vedere che loro erano aperti alla partecipazione, poi avevano il problema di finalizzare questo materiale. Allora abbiamo tentato di rileggere in maniera interpretativa questo materiale, individuando dei focus tematici, quindi torno ancora al discorso di prima, dei temi di sviluppo, dei temi strategici per questi quartieri, che diventassero il riferimento per il lavoro da fare. Abbinato a questo lavoro, diciamo, di ascolto, c'è stato un tentativo di mettere in relazione tra loro, vado via veloce perché non ho tempo di stare su questa cosa qua, il lavoro che ogni singolo settore dell'amministrazione stava facendo su alcuni luoghi della città, quindi vedete, sentita l'urbanistica, sentite le politiche giovanili, sentite i servizi sociali, eccetera, viene fuori questa mappa che adesso vi faccio vedere. La mappa che vi faccio vedere, che assomiglia più a un pasticcio e a una linea di una metropolitana di una grande città piuttosto che a un progetto di sviluppo, ma in realtà è la sovrapposizione di quello che stanno facendo i diversi settori dell'amministrazione in quel territorio e che in linea di massima non sanno, pur essendo un territorio
abbastanza contenuto, i singoli settori non sanno delle progettualità degli altri. Per cui il primo lavoro che abbiamo fatto accanto, in parallelo a quello di ascolto dei territori, è stato quello di ascolto e di supporto all'azione congiunta di diversi settori. E questo ci ha portato a individuare alcuni ambiti di rigenerazione, questo dovrebbe essere un termine che vi risulta un po' più familiare, e rispetto a questi ambiti di rigenerazione abbiamo provato a sviluppare la nostra visione dell'approccio della rigenerazione urbana, che dice sostanzialmente, o che ha previsto almeno 3 step, un'analisi di questi luoghi per capire non solo che spazi fisici li compongono, ma anche quali sono i temi che riguardano gli usi e le prospettive di trasformazione, un'interpretazione delle vocazioni, quindi degli spunti della partecipazione e anche delle politiche in atto per capire in che modo potrebbero cambiare, e poi un tentativo di capire le risorse utilizzabili. Il caso pilota che adesso vi vado a presentare è stato un primo tentativo di dire: di questi 5 ambiti di rigenerazione abbiamo scelto il centro storico come l'ambito più rilevante da cui partire. Anche qui c'è una sorta di richiamo a quello che sono i temi del vostro territorio. Quindi adesso vi faccio vedere questa analisi che, come dire, presenta anche un modo di lavorare in parte, che risente in parte delle cose che vi ho detto finora, dentro un territorio molto simile al vostro, no? Fase 1, analisi dei luoghi. Questo non so quanto riuscite a riconoscere nella slide, però vedete che è il centro storico della città, che è a fianco a un grande parco. Quindi, così come a Gravina abbiamo un centro storico in gran parte svuotato e che però ha la peculiarità di essere confinante con la risorsa verde importante, e poi anche all'Imbiate, come a Gravina, lo sviluppo della città si è dato tutto sul versante orientale, l'espansione della città ha avuto una direttrice di questa natura. I 4 temi che dall'analisi delle istanze della partecipazione e dall'analisi di quello che erano, insomma, i punti di vista delle diverse anime dell'amministrazione caratterizzano il centro storico, sono questi 4. Una dimensione di commercio in crisi, cioè tanti negozi vuoti, degli spazi pubblici poco vivibili e debolmente attrattivi, un sistema di corti edifici da recuperare, quindi un insieme di strutture anche di edilizia tradizionale molto malconci, e la vicinanza e il margine del parco come una realtà da valorizzare. Adesso io non so se integralmente, ma sicuramente in parte sono i temi con i quali vi cimentate voi. Allora, abbiamo fatto questo primo lavoro di rilevamento rilevamento puntuale di quelle che sono le realtà, gli spazi legati alle attività commerciali attive e quelli sfitti. Quindi per capire quali erano anche gli ambiti del centro storico, i sottoambiti del centro storico su cui ci si poteva e ci si doveva orientare maggiormente a lavorare. Un lavoro sugli spazi pubblici, tentando di capire dove erano i nodi indicati, il sistema delle corti da recuperare, andando a riconoscere le corti aperte, le corti chiuse, le corti disabitate, eccetera, eccetera. E poi questa sorta di affondo sul margine del parco, riconoscendo processi e funzioni già presenti, spazi disponibili, aree per le quali nel processo di revisione del PGT i privati proponevano trasformazioni e modifiche delle funzioni. Ma mi interessa farvi vedere come il tentativo è stato quello di mettere tra loro in relazione queste 4 letture settoriali, no? Cioè noi abbiamo, vi dicevo, un tema commerciale che ha alcuni luoghi prioritari di intervento, o comunque rispetto ai quali è prioritario l'intervento. Sul tema degli spazi pubblici, alcuni sistemi più in difficoltà di altri, il sistema del patrimonio da recuperare come un patrimonio che ha alcune aree dove gli interventi puntuali sono più necessari, altre dove invece ci sono degli elementi di valorizzazione più ritenuti più necessari, e alcune esigenze legate al margine del parco. Il tentativo che abbiamo fatto è stato quello poi di integrare queste visioni, perché l'obiettivo era di costruire delle traiettorie di sviluppo che tenessero conto in maniera integrata di questi temi, proprio perché la debolezza che avevamo riconosciuto era una debolezza legata alla
incapacità dell'amministrazione di mettere a sistema i punti di vista dei diversi settori, delle diverse politiche. E quindi vedete come la lettura trasversale, faccio un passo indietro, di questi, rispetto a questi sguardi settoriali, va a identificare gli ambiti, i sottoambiti di rigenerazione, cioè posto che il tema centro storico è un tema decisivo, poi nei diversi ambiti del centro storico sono necessarie o si possono fare cose diverse, no? Definiti questi ambiti abbiamo provato a riconoscere dai post-it della popolazione, dalle linee di indirizzo della giunta, alcuni temi, alcune linee di intervento, che adesso non sto a citarvi nel dettaglio, mi interessa più farvi vedere il metodo che abbiamo seguito, per arrivare a definire queste quattro interpretazioni del tema dell'idea guida. L'idea guida in questo caso è la cultura come leva di sviluppo per il centro storico, quindi ci immaginiamo che abbiamo concluso tutte le analisi fatte che il tema culturale possa e debba essere assunto come il volano, come la leva su cui scommettere. Però nei diversi quattro sottoambiti questo tema si declina in maniera diversa. Abbiamo spazi vuoti da riempire diversi, con caratteristiche diverse, e abbiamo delle esigenze di progetto differenti. Per cui, per dire, nell'area nord il tema è quello di... emerso da tutto questo lavoro, che adesso non ho modo di giustificarvi nel dettaglio, però è stato quello di provare a integrare tra loro il lavoro delle politiche giovanili negli spazi pubblici, e quindi il tentativo è stato quello di provare a lavorare a costruire una nuova centralità legata alle culture giovanili, quindi di riutilizzare, adesso poi vi farò vedere, uno spazio importante attingendo e lavorando soprattutto nella direzione dell'incrocio fra gestione degli spazi pubblici e attività legate alle politiche giovanili. Nel secondo ambito il tema era quello di mettere in relazione tra loro il patrimonio edilizio da valorizzare e il tema commerciale, con una sorta di attività di marketing del centro storico per la valorizzazione e la promozione degli spazi esistenti. Il terzo sottoambito è quello che ha visto l'incrocio fra parco agricolo e tessuto urbano, e infine l'incrocio fra servizi culturali e realtà economica, mettendo al centro questo teatro semidismesso che era presente nell'area. E arriviamo al punto forse più importante, cioè, stante queste visioni che però hanno identificato un tema di sviluppo, un'idea guida, la cultura come leva per lo sviluppo, quindi il tema culturale come tema, come filo conduttore, quattro sottoambiti con esigenze e caratteristiche differenti e quindi con anche prospettive di intervento alternative, come si fa poi a rendere fattibile questa trasformazione? Cioè abbiamo degli obiettivi integrati, abbiamo delle strategie di intervento, dobbiamo costruire delle prime idee di progetto che tenendo conto di questo tipo di spunti cerchino poi di procedere in maniera incrementale verso il traguardo immaginato. Allora, il nostro modo di vedere sono almeno tre i livelli progressivi su cui vale la pena di orientarsi. Il primo, che è quello che, come dire, fa più di tutti conto solo sulle risorse già disponibili, che è il coordinamento delle politiche in atto. Cioè, molto spesso le risorse per realizzare gli interventi si generano tentando di coordinare tra loro delle iniziative, le politiche, le iniziative che l'amministrazione oggi già mette in campo, per le quali ha già le risorse, ma che trattate in maniera disgiunta e poco coordinata tra loro sono inefficienti. Quindi, come dire, si tratta di valorizzare quel che c'è provando a fare meglio un coordinamento fra i soggetti e le iniziative in campo. Il secondo livello, necessariamente conseguente al primo, è quello di coinvolgere altri attori, quindi provare a prefigurare delle occasioni e dei modelli di coinvolgimento fondati anche sulla soddisfazione di interessi specifici, evidentemente, quindi tentando di capire se e come le progettualità in atto riescono a intercettare questi interessi, e poi l'ampliamento del campo d'azione, cioè dall'iniziativa puntuale, tentando di capire come si può espandere l'intervento. Allora proviamo a vedere, ve lo faccio vedere velocemente, nel caso dei quattro ambiti che abbiamo individuato, per ciascuno di questi è stata individuata un'idea di progetto, nello specifico la piazza del mercato come location per attività sportive e musicali.
immaginatevi una piazza che non è una piazza, ma è uno spiazzo orribile, grandissimo, dove viene fatto una volta alla settimana il mercato, per i restanti 6 giorni della settimana è vuoto e inutilizzato. Allora abbiamo immaginato, vi ricordate, il tema era cercare di capire come le politiche giovanili possono contribuire a rivitalizzare questo spazio. Abbiamo guardato alcuni casi di riferimento e abbiamo immaginato che questa potesse essere l'idea di progetto da cui partire. Sull'ex chiesetta di San Giorgio come urban center della città, l'azienda l'agricoltura didattica e l'ipoterapia presso le aziende agricole esistenti sul margine del parco, e il sottoteatro, cioè la parte sottostante al teatro, come incubatore di imprese giovani. 4 idee che non necessariamente sono quelle giuste, ma erano quelle da cui partire, e per le quali abbiamo cercato di fare quell'operazione che vi dicevo prima. Cioè partiamo dalla prima idea, la piazza del mercato come location per attività musicali. La prima cosa è come potrebbero essere riorientate le politiche dei diversi settori dell'amministrazione in modo tale da sostenere, da rendere fattibile questa idea. L'abbiamo un po' provato a immaginare. Punto 2, quali altri attori si potrebbero coinvolgere, perché potrebbero avere un interesse attorno a questa idea, non so, dagli ambulanti agli sponsor commerciali, alla radio che ha sede presso la piazza, che potrebbe avere visibilità. Insomma, adesso evidentemente non ho modo di entrare troppo nel dettaglio, ma era per visualizzarvi cosa vogliono dire quei 3 step. E poi il terzo è questa piazza ripensata in questo modo, in che modo potrebbe contribuire a attivare altre progettualità nell'intorno. Di fianco, lo vedete indicato con quel retino marroncino, abbiamo un'area standard, quindi tipicamente un'area di proprietà pubblica destinata a servizi e che, per i quali evidentemente non solo non ci sono risorse, ma non ci sono nemmeno idee. È ovvio che se questo modello di intervento funziona, ci si aspetta che possa contaminare e quindi, come dire, espandersi in questo tipo di aree limitrofe. Questo è lo stesso modello sulle altre idee, adesso non sto a dirvelo tutto nel dettaglio. Chiudo facendovi vedere poi qual è stata un'evoluzione di questo progetto, che si è estesa a considerare anche un altro territorio limitrofo. Allora, nell'immagine che vedete, la vediamo così, volevo farla un po' più grande. Ah, vista. Qua. Ecco, l'Imbiata è il comune sopra, è la macchia grigia sopra. A un certo punto questa progettualità è interessata anche il comune sotto, che aveva le medesime peculiarità, un centro storico in difficoltà ai margini del parco, e quindi si è immaginato che il progetto potesse diventare un asse della cultura fra 2 comuni, su questa idea abbiamo provato a lavorare. Vi faccio vedere in che modo e la faccio finita perché credo di aver parlato fin troppo. Un'area di confine alla periferia delle periferie, quindi siamo in un territorio al confine fra 2 province, non anche qui, tra l'altro, una similitudine con voi, qui siamo al confine fra 2 regioni, insomma, vicino al confine fra 2 regioni, quindi ci potrebbe essere anche questo tema del territorio di confine come un tema similare. 4 temi che sono quelli che abbiamo visto, per i quali sono diventati un po' la lente di sguardo dei 2 territori, dei 2 centri storici, qui forse si vede ancora meglio di quanto non abbiamo visto finora. Quindi per quello vi proponevo, andiamo a leggere il territorio, questo territorio, avendo delle lenti di sguardo, cioè più è precisa la lente di sguardo, più è facile che l'osservazione generi degli spunti interessanti. Quindi se oggi pomeriggio andremo a guardare e a fare un sopralluogo su questi spazi, è chiaro che più ci dite quali sono le ipotesi strategiche che oggi, allo stato dell'arte oggi, caratterizzano questo territorio, più è facile che si riesca ad immaginare qualcosa di significativo. I luoghi, gli spazi pubblici da ripensare, li vedete, le corti, la piazza semiabbandonata, il teatro comunale sottoutilizzato, eccetera, eccetera. E il rapporto col parco da valorizzare, un commercio da ripensare, quindi i 4 temi tra passato e futuro di questo territorio, il milieu potenziale su cui andare a lavorare. La visione dell'asse della cultura, che, come dire, va a riconoscere alcuni sottoambiti su cui lavorare, ai quali attribuisce alcune declinazioni puntuali della strategia,
alcuni casi di riferimento che danno degli spunti, altra cosa che è spesso importante fare, andare a guardare cosa ha funzionato dove. E quindi cominciamo a vedere che ci sono alcune, abbiamo riconosciuto alcune risorse potenziali per un possibile progetto che mettesse al centro lo sviluppo culturale come leva. E qui vedete quello stesso meccanismo che vi ho proposto prima sull'inviate, l'abbiamo esteso, no? quel meccanismo che va a riconoscere campi di integrazione fra politiche differenti come strategie di sviluppo di alcuni sottoambiti. Si è riconfermato l'idea degli spazi pubblici delle politiche giovanili a nord, l'integrazione fra aziende agricole, gruppi di acquisto solidali e scuole nell'area perimetrata al parco, il teatro forse come elemento che rappresenta un po' il baricentro di questo asse e via dicendo. Abbiamo provato quindi a tentare di capire come attorno a questo progetto si potessero generare modelli di integrazione fra risorse tra loro diverse, no? Quindi tentativo di far lavorare insieme pubblica amministrazione e soggetti locali, tentativo di far lavorare tra loro pubblico e privato, creando sistemi di convenienza fra gli interessi in gioco, fra soggetti che sono già presenti in quel territorio e soggetti esterni che potrebbero intravedere delle opportunità, eccetera, eccetera. Una cosa che vi suggerisco di fare, e perché è un punto di partenza inevitabile, è provare a capire come, se e come questi luoghi oggi ospitano già delle iniziative che potrebbero essere tra loro integrate, processi di partecipazione, processi e progetti di innovazione, politiche culturali che potrebbero essere rafforzate se inserite dentro una cornice più ampia. E quindi il sistema degli attori che potrebbero diventare i protagonisti di un'iniziativa del genere. Enti pubblici, non solo la pubblica amministrazione, ma appunto l'ente parco sovraordinato, le scuole, la biblioteca e via dicendo. Evidentemente il coinvolgimento dei soggetti non è legato al fatto che esistono, ma al fatto che hanno qualcosa da dire rispetto ai temi, alle linee guida, no? Allora, se voi vedete che il tema è piazza del mercato, incrementare la fruizione e diversificare gli usi, abbiamo cercato quei soggetti che potrebbero avere un qualche interesse a lavorare in quella direzione. L'ente parco intravede qui, quello lì è il principale punto d'accesso, la piazza del mercato è il principale punto d'accesso al parco e quindi, come dire, ci potrebbe essere un qualche interesse da parte del parco a lavorare in quella direzione. Piuttosto che le attività commerciali, il tentativo di concedere gli spazi per usi temporanei, torniamo un po' a un tema a voi caro, il coinvolgimento era, oltre a quello dei privati e dei negozi sfitti, anche dell'associazione commercianti che poteva, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo cominciato a costruire una mappa di quelli che erano i soggetti che potevano essere attivabili. Abbiamo immaginato anche degli obiettivi di breve termine che potevano rappresentare delle prime idee di azioni per ciascun livello, un livello legato all'intervento nel singolo comune, un livello legato alle connessioni fra i due comuni, un livello di incidenza metropolitana di questo sistema. Anche in questo caso evidentemente la costruzione del progetto era non solo finalizzata, ma anche, come dire, sollecitata dall'esistenza di un bando, no? Non dico che non era possibile, anzi, dovrebbe essere possibile lavorare in questo modo a prescindere dall'esistenza di bandi, anche perché la logica è quella che vi ho prefigurato, di partire in primo luogo dal capire cosa si può fare con le risorse disponibili, no? È pur vero che di fronte a una difficoltà delle amministrazioni a già fare le cose a cui sono chiamate a fare, evidentemente questo tipo di approccio è molto sfidante, è molto impegnativo. E in questo senso, quindi, io credo che l'iniziativa in questo senso non possa che venire da dei soggetti che sono esterni all'amministrazione e che trattano l'amministrazione come un interlocutore necessario, fondamentale, ma non come l'unico interlocutore. In questo senso, torniamo al punto della ricerca sul riuso, il riuso offre l'opportunità alle amministrazioni di diventare un soggetto che, anziché essere il titolare unico delle politiche, diventa un soggetto che facilita, nel senso che si mette a disposizione dei soggetti che hanno una qualche visione e una capacità di lavorare in questo modo. Scusate, l'ho fatto un po' troppo lunga, ma almeno abbiamo chiuso il cerchio. Grazie.
Allora, io sono Mariella Stella e con Andrea abbiamo fondato Casa Natura, la Matera, che è uno spazio di co-working molto innovativo, perché rispetto, diciamo, al solito discorso del co-working che nasce nelle grandi città, spesso in spazi industriali o comunque in ex uffici o in uffici, noi nasciamo in una casa. Casa Natura nasce proprio in una casa dei Sassi, che era casa di Andrea quando lui si è trasferito dal nord a Matera, ed è una casa tipica dei Sassi, quindi quel calore, quella caratteristica proprio tipica della casa in tufo, però abbiamo, diciamo, la scommessa era: una casa può diventare un luogo in cui più persone si aggregano, lavorano insieme e costruiscono e fanno innovazione poi sul territorio. Quindi abbiamo lanciato questa sfida nel 2012, eravamo in due all'epoca, adesso abbiamo un team di oltre 15 persone, tra cui anche Maddalena Raddaga, che è qui con noi, e devo dire che la scommessa l'abbiamo vinta, perché sicuramente abbiamo vinto la scommessa del dare un significato nuovo, un senso nuovo ad un luogo come la casa, che porta con sé invece, come dire, significati antichi. E Casa Natural è appunto adesso un co-working rurale, lo chiamiamo noi, è il primo modello italiano di co-working rurale fatto in questo modo, e ospita al suo interno numerosissimi progetti, perché ci siamo resi conto che se qui al sud, nei posti, diciamo, piccoli, nei luoghi tipo Matera, appunto penso anche a Gravina, Altamura, non c'è la necessità del co-working che nasce in una grande città, perché nella grande città c'è la necessità fondamentale di risparmiare sull'affitto di un ufficio. Nasce così l'idea del co-working, condividere scrivanie per risparmiare sull'affitto. Qui non c'è questa necessità, alla fine o si ha già un locale o costa davvero poco affittarlo, quindi non c'è questa spinta a sperimentare il co-working. Per cui abbiamo capito che c'era la necessità di creare un senso nuovo del co-working, quindi per noi il co-working rurale è soprattutto un aggregatore di persone, di comunità, di persone soprattutto che vogliono in qualche modo intraprendere strade professionali, soprattutto autonomi, imprenditoriali, ma che vogliono anche condividere esperienze professionali, competenze con altre persone. Quindi ci siamo resi conto che nel tempo, quindi dopo questi 2 anni, da semplice spazio, diciamo, di collaborazione in cui più persone lavoravano insieme con le loro professionalità, abbiamo iniziato ad aggregare tante persone che invece un lavoro non ce l'avevano. Che definire disoccupati è un po' generico. Sono persone spesso altamente qualificate che svolgono anche dei lavori saltuari, quindi non so, architetti, ingegneri, biologi, ma che non hanno un lavoro strutturato, continuo, continuativo, ma che hanno delle idee molto innovative, perché spesso loro ritornano al sud dopo esperienze all'estero o in altre parti d'Italia, esperienze di altissimo livello che li hanno arricchiti notevolmente, ma che non riescono assolutamente a sistematizzare tornando al sud, perché non si sentono capiti, non riescono ad entrare in quelle che sono un po' le dinamiche anche sociali, culturali giuste, e quindi è come se parlassero un linguaggio che nel territorio ancora nessuno parla. Quindi ci siamo resi conto che un po' per il tipo di attività che abbiamo strutturato all'inizio, che erano molto improntate sul networking, quindi noi organizzavamo sempre le cosiddette chiacchiere di Casa Natural, che erano questi incontri serali in cui le persone che venivano da più parti della Puglia e della Basilicata, abbiamo molti, della Basilicata sì, della Puglia, perché abbiamo molti soci pugliesi, queste persone facendo network tra loro si scambiavano molte esperienze, soprattutto quelli che erano, che noi definiamo, i loro sogni professionali. Cioè non era solo un'occasione per dire ciao, io vengo da, non so, Gravina e faccio l'architetto, ma in questo scambio che avveniva nelle serate delle chiacchiere, siccome noi siamo partiti proprio dal sogno, cioè tu chi sei, che cosa sogni, abbiamo visto che la gente aveva proprio voglia di condividere i propri sogni professionali, perché forse mai nessuno li aveva ascoltati, non si erano mai sentiti così capiti o inclusi in queste realtà, come dire, così innovative come Casa Natural. Quindi abbiamo dato largo spazio al racconto
dei sogni delle persone che incrociavano il nostro co-working. E quindi ci siamo un po' trasformati, perché ci siamo resi conto che dopo 2 anni noi non siamo più uno spazio di co-working semplice, puro, ma siamo un incubatore di sogni, perché abbiamo cominciato a prendere questi sogni delle persone che venivano, che volevano sempre diventare qualcosa di diverso da quello che erano. Non so se avete mai sentito parlare degli uffici di scollocamento, che è una nuova frontiera, diciamo, italiana, che si sta diffondendo ancora poco, ma abbiamo degli amici che in Emilia-Romagna spingono molto su questo fronte. Gli uffici di scollocamento sono dei luoghi in cui tu vai e lasci il tuo lavoro e ne inizi un altro, che spesso è il lavoro che hai sempre sognato, perché alla fine vi confesso che in questi anni incontrare persone che fanno il lavoro che hanno sempre sognato è una rarità, è difficile. Quindi abbiamo iniziato anche a lanciare un po' questa scommessa, non in maniera così forte, cioè lascia il tuo lavoro, io per prima ho un lavoro completamente diverso da quello che poi faccio in casa Netro, ma è proprio comincia a sognare la tua professione, quello che vorresti davvero realizzare, qualsiasi cosa tu faccia al momento, sia che tu sia disoccupato, sia che tu stia, che ne so, abbiamo un architetto molto in gamba, che però lui si è dovuto specializzare in amministratore di condominio, lui si è preso questa specializzazione amministratore di condominio perché dice che riesce a lavorare più così che come architetto. Però lui ha tante idee molto innovative e nessuno le ha mai ascoltate in sostanza. Quindi aggregando questi sogni professionali abbiamo iniziato a supportare il networking anche mettendoli in rete, quindi siccome attualmente abbiamo 80 di soci, dopo 2 anni, conosciamo piuttosto bene tutti i profili dei nostri soci, quindi quando tra di loro anche non si conoscono, noi li mettiamo in connessione, perché se sappiamo che Giovanni deve sviluppare la piattaforma ma non ha un programmatore, noi chiamiamo Giuseppe che è un programmatore, vorrebbe fare cose molto nuove, sperimentare, lo facciamo sperimentare con Giovanni. Cioè cerchiamo di creare rete concreta tra le persone a partire da quello che concretamente vogliono fare, perché non c'è niente di più forte della passione e della motivazione per cambiare le cose. Quindi lavoriamo molto su questo. Che cosa è successo? Che dopo 2 anni questa cosa nata, devo dire all'inizio ci prendevano un po' in giro, perché ci dicevano che eravamo un po' naif in questo discorso del sogno. Oggi è uscito un articolo su 7 col Corriere della Sera in cui parlano di noi, parlano dell'incubatore di sogni, senza dirci che siamo naif, quindi forse abbiamo fatto bene a crederci. E posso dire che dopo 2 anni, dai sogni professionali dei nostri associati, attualmente sono nati, abbiamo circa 16 progetti che hanno il logo Casa Natural, perché i progetti più innovativi, più anche che sposano molto i nostri valori, la nostra visione di innovazione sociale, vengono incubati, perciò ci chiamiamo incubatore di sogni, dentro Casa Natural e diventano progetti natural. Quindi abbiamo AgriNatural, il progetto sull'agricoltura e gli orti urbani partecipati, abbiamo Natural Lab che è appena nato, che sarà un Fab Lab rurale, appunto che lavorerà proprio col discorso stampanti 3D, open design. Abbiamo Natural Mom, che è il progetto di co-working per le mamme con i bambini, quindi ospitiamo 2 volte a settimana le mamme scollocate, ma disoccupate solitamente, che sono diventate donne disoccupate a partire dalla maternità, quindi ospitiamo queste donne che insieme a noi cercano di ripensarsi imprenditrici, quindi li aiutiamo a capire quali sono i loro sogni professionali, quali sono le loro skills e insieme stiamo costruendo dei percorsi che siano soprattutto economicamente sostenibili, perché quello su cui insistiamo è che tutto questo processo deve portare a una sostenibilità economica, perché lo schiaffo più grande che possiamo dare ad una società che comunque ci abitua a non sognare, a non credere che uno possa fare quello che desidera, e dimostrare che il sogno può diventare anche economicamente sostenibile, ci può far campare. Quindi questo è lo step successivo della scommessa di cui vi dicevo prima. E questi progetti, quindi abbiamo il progetto delle mamme, abbiamo un progetto per i bambini, per portare i bambini a toccare con mano l'innovazione sociale,
partendo appunto da strumenti semplici. Adesso parliamo di fotografia, l'anno scorso abbiamo parlato di creatività e territorio, però lo facciamo sempre spingendo un po' di più il piede sull'acceleratore dell'innovazione, cioè introduciamo metodologie e concetti che solitamente non girano, ecco, anche per i bambini non sono abituati. Per esempio, l'anno scorso abbiamo organizzato nell'ambito del primo ciclo di incontri Fantalucania un laboratorio di educazione digitale, in cui bambini, c'era questo ragazzo che era da noi ospite, un ragazzo di Torino, barese tra l'altro di origine, che ha insegnato ai bambini cosa significa navigare in internet, come farlo, con quali strumenti, però in maniera molto giocosa, ludica, e ha dato tantissimo ai bambini, perché io ho un bambino che funge da tester di 8 anni e lui aveva capito molto bene che cosa significa navigare alla fine del percorso, però non l'abbiamo fatto nella maniera solita. Abbiamo tantissimi progetti, ripeto, se andate sul nostro sito li trovate tutti, Laura, non voglio, perché voglio andare ad uno dei progetti che c'entra molto invece con oggi. E questo progetto qui che sto per presentarvi è nato da un fallimento, perché poi una cosa molto importante che cerchiamo di sviluppare come concetto forte è che fallire è assolutamente normale. Quindi noi che facciamo? Prendiamo questi sogni professionali, quindi li aiutiamo a diventare progetti, e quando diventano progetti li aiutiamo a diventare economicamente sostenibili. Che cosa significa? Che inizialmente noi non crediamo, noi siamo un po', ci riteniamo il gradino immediatamente prima dell'incubatore d'impresa, perché non siamo così convinti che l'incubatore d'impresa sia una soluzione e sia soprattutto uno strumento utile per creare impresa, diciamo, in maniera capillare. Ecco. Diciamo che nell'incubatore d'impresa arrivano già le persone con un background forte, già molto molto motivate, già con una squadra, però la maggior parte si perde per strada. Alcuni dicono no, è così deve essere, perché poi alla fine solo i migliori ce la faranno. Noi non siamo convinti di questo, perché pensiamo che a volte ci sono tante solitudini di persone che non riescono a trovare la spinta giusta per intraprendere un percorso, si scoraggiano e quindi non vanno più da nessuna parte. Invece con Casa Natural noi cosa facciamo? Li inseriamo nel nostro guscio protettivo. Quindi noi gli diamo la nostra partita IVA, il nostro status giuridico di associazione con partita IVA, quindi possiamo offrire servizi, prodotti, e questi servizi diventano i servizi nati nell'ambito di questi sogni che diventano progetti. Quindi, che ne so, abbiamo il progetto di insegnamento delle lingue con metodologie ludiche non formali, che è nato da un sogno di una ragazza. Oggi, dopo 2 anni, è stato il primo progetto che è nato nell'incubatore di sogni. Oggi questa ragazza si sta aprendo partita IVA perché vuole farlo autonomamente, dopo 2 anni. Ma noi gli diamo tutto il nostro know-how, l'aiutiamo a trovare i clienti, come si fa, a sperimentare. Cioè prendiamo le persone e diciamo buttatevi, non vi preoccupate di fallirò, chiuderò l'azienda, ho paura, non mi butto, buttati e noi garantiamo per te. E poi quando ti sentirai abbastanza sicura, avrai verificato che la tua impresa funziona davvero, perché può anche non funzionare, non c'è niente di male, allora ti potrai staccare se vorrai. Quindi i progetti sono tanti, però che cosa è successo? Che poiché i progetti sono così tanti, la nostra sede di 80 metri qua, 80 giusto, più o meno, è diventata piccolissima. Quindi adesso abbiamo il problema che nel corso della settimana noi per ospitare, che ne so, le mamme, gli altri co-workers, i progetti, cioè dobbiamo veramente fare un calendario pazzesco, perché 80 metri quadri, ambiente unico, con un soppalco che ospita di solito, noi abbiamo un progetto che si chiama Co-Living, ed è un progetto grazie al quale noi ospitiamo innovatori sociali da tutto il mondo per una settimana. Quella settimana loro pagano noi per venire, perché noi organizziamo loro un'esperienza che in giro non c'è. Nel senso, noi in quella settimana li aiutiamo a incontrare la nostra community, li aiutiamo a sviluppare progetti molto sperimentali che in una, diciamo, scala così piccola come Matera funzionano facilmente. Cioè, nel senso, puoi vedere subito se va o non va, dove sbagli, dove non sbagli, puoi testare. E quindi nello stesso tempo, da una parte creiamo molta ispirazione per le persone che ci sono, e dall'altra queste persone che vengono da fuori spesso si innamorano dei progetti della gente che c'è qui, e quindi sono grandi motivatori
per queste persone, perché questi dicono: oh, guardate che fate delle cose fichissime, facciamole insieme. Quindi creiamo anche delle reti internazionali a chi lavora ad un livello estremamente locale. E quindi la casa è troppo piccola. Che cosa abbiamo pensato? Beh, dopo 2 anni di attività, queste robe così innovative, siamo stati portati come best practice in tantissimi libri di innovazione sociale, rivisi. Abbiamo detto: con tutto questo background e questo curriculum andiamo dall'amministrazione comunale e diciamo: ragazzi, noi abbiamo tutto questo, cioè noi stiamo portando una community di 80 soci, 400, quasi 500 persone hanno visitato il nostro spazio, tantissimi innovatori sociali sono venuti a vivere da noi, c'è uno spazio, ce l'avrete, perché i sassi, ce ne sono tantissimi vuoti, ma ci sono anche tanti spazi fuori dai sassi vuoti, quindi abbiamo chiesto una sede, abbiamo detto: sarebbe bello, anzi noi piacerebbe addirittura avere una sede più grande da riqualificare con le persone della community, in più creare degli spazi per le altre associazioni. Quindi a rotazione ogni associazione porta iniziative molto innovative che da condividere. Abbiamo mandato questa lettera, non c'è stata nessuna risposta, ignorati completamente. Abbiamo cercato anche sui social network di capire, insomma, riuniamoci, vediamoci anche a livello regionale, parliamone, ignorati completamente. Allora, lì per lì abbiamo capito che avevamo fatto un errore piuttosto comune, che è l'errore che fanno in tanti, però appunto uno ci deve passare. L'errore era che avevamo immaginato di utilizzare un modello vecchio per un discorso estremamente nuovo. Quindi dobbiamo ringraziare in realtà quella indifferenza della pubblica amministrazione, perché grazie a quello abbiamo concepito questa iniziativa, questo progetto, che secondo me è rivoluzionario, perché in pratica toglie dalle mani dell'istituzione il potere che lo spazio pubblico genera, perché purtroppo l'istituzione che ha diciamo, luoghi pubblici di fatto sotto di sé, li utilizza come beni privati, nel senso che decide a chi darli, quasi mai con bando di gara trasparente, vengono all'improvviso, scopri che c'è qualcuno, perché non si sa perché, ha avuto quello spazio. E questa cosa sinceramente non ci andava bene, ma piuttosto che fare i picchetti sotto il comune o sotto qualsiasi altra istituzione, abbiamo deciso di trovare noi la soluzione. Così abbiamo inventato questo progetto che si chiama Casa Natural Diffusa. Casa Natural Diffusa è proprio parte da questa reazione, un po' questa rivoluzione che vogliamo innescare, cioè visto che il pubblico utilizza in maniera privatistica i suoi spazi, che sono spazi dei cittadini in realtà, quindi dovrebbero tornare spontaneamente e normalmente nelle nostre mani, noi facciamo in modo che i privati diano una lezione al pubblico mettendo i loro spazi privati a disposizione dei cittadini. Quindi abbiamo iniziato a mappare l'interesse dei privati, dei cittadini, che avevano a disposizione pezzi di case, ristoranti, luoghi di loro proprietà e che volevano diventare investitori di Casa Natural, diciamo, in questo modo, senza dare soldi, dando degli spazi in via, come dire, per un giorno alla settimana, per un giorno al mese, per i nostri progetti, per ospitarli. Attualmente considerate che stiamo elaborando una piattaforma in cui sarà possibile candidarsi, quindi il privato potrà arrivare a candidare il suo spazio. Attualmente stiamo diciamo andando avanti così su Facebook e abbiamo per esempio un ristorante che una volta a settimana, una volta al mese nel giorno di chiusura ci dà tutto il ristorante a disposizione. Abbiamo un privato che ci ha dato casa sua, il suo salotto, lei è una casa bellissima nei Sassi, lì ci vivo da sola, io voglio investire col mio salotto, un bellissimo salotto proprio tipico dei Sassi, così dove faremo le attività per i bambini. Poi c'è una psicoterapeuta che ci ha dato il suo studio per organizzare corsi di inglese, probabilmente li sposteremo i corsi di inglese. Poi che altro abbiamo? Una sala riunioni, abbiamo un agriturismo, abbiamo un maneggio, insomma, nascendo così veramente da una provocazione, stiamo generando una rivoluzione. E quindi abbiamo capito
il processo potrebbe davvero investirsi, nel senso che invertirsi, nel senso che l'istituzione a questo punto è come se viene in certo senso bypassata. Quindi tutto quel potere che lo spazio costituisce per un'istituzione che appunto lo utilizza come gli pare. Io vi dico, a Matera ci sono degli spazi fantastici, ci sono degli spazi che sono stati riqualificati da poco, che sono meravigliosi e non ci sono i bandi di assegnazione. Mai, non ci sono mai, non sono mai stati fatti bandi per la gestione. Mai, nonostante le richieste, facciamo questo bando, quando è che possiamo concorrere tutti in maniera veramente trasparente? Questo non viene fatto. Questa soluzione è veramente uno schiaffo a determinate dinamiche. Visibilità. Concedono gli spazi gratuitamente, però, per esempio, nel caso di questa signora che ha la casa nei Sassi, lei vuole il suo sogno professionale. Lei è un coach, diciamo, di lavoro fa il coach, però il suo sogno è avere una casa, un appartamento relazionale. Quindi noi in cambio le diamo visibilità, l'aiuto a creare una casa relazionale, come si fa? Quindi noi cerchiamo di fornirle tutte le indicazioni, l'aiutiamo nel realizzare un business model canvas, l'aiutiamo a intrecciare, noi abbiamo delle reti molto ampie di contatti nel mondo che sviluppano esperienze simili, quindi la stiamo mettendo in contatto con un appartamento relazionale di Padova, perché il know-how possa passare da una parte all'altra. Noi forniamo tutto questo. È un investimento, cioè è una scommessa su una visione collettiva questa. Cioè il privato è come se dice: io ci credo che posso cambiare anch'io privato le sorti di questa città. Anch'io ci credo che posso invertire, diciamo, il discorso, e quindi io ti metto a disposizione un pezzo del mio, non è che ce lo affittano per un mese, cioè questa casa ce l'avremo per quattro incontri dei bambini, il ristorante ce lo avremo per gli incontri serali con cena che organizzeremo con Gnammo, e così via. Cioè non è che il privato poi non so, magari troveremo un privato, ecco, il massimo sarebbe trovare un privato che ha una casa abbandonata da una vita, perché ce ne sono tanti, e che dica: abitatela voi e fatemela crescere. Poi naturalmente prenderà, noi offriremo una percentuale al privato nel caso fosse così. Però stiamo parlando invece di attività che comunque sono, diciamo, limitate, ma il privato è un mecenate. A noi piaceva vedere il privato come un nuovo mecenate che investe in cultura, in questo modo. Non chiediamo soldi, chiediamo solo che si metta, come dire, sul tavolo uno spazio, e lo stanno facendo, e questa è la cosa incredibile e bellissima secondo me. Lo stanno facendo gratis, ma poi ci chiamano, tipo il maneggio ha una sala riunioni enorme ed è un posto stupendo in campagna, cioè loro ci hanno chiamato, dicendo: noi abbiamo saputo questa cosa, noi vogliamo esserci, vogliamo mettere a disposizione la sala riunioni e così anche l'agriturismo. Quindi significa che i privati spesso possono insegnare molto. Anche se, diciamo, le istituzioni sono, come dire, dovrebbero essere i nostri, cioè dovrebbero rappresentarci come cittadini, essere, come dire, la nostra proiezione, però purtroppo questo non avviene. E quindi è il caso adesso, secondo me, di trovare delle soluzioni che appunto siano così rivoluzionarie. Perché se prendesse qualcosa il privato sarebbe troppo facile. Dire: vabbè, avete preso in fitto uno spazio, dov'è il messaggio? Invece il messaggio è proprio lì. E io ti trovo persone che mettono a disposizione un pezzo di casa per sviluppare progetti culturali, che poi sono i sogni dei nostri associati che si vanno a insediare nelle case, non è che siamo noi stiamo a casa Netura. Bene, se poi avete domande. Comodato d'uso gratuito? Di utilizzo temporaneo dello spazio.
No, le attività sono attività che nascono da sogni di associati, quindi l'associato che sviluppa il progetto, per esempio il progetto per i bambini, il corso per i bambini ha un costo, il corso per i bambini, ma il costo è relativo alla professionalità di una psicologa e di una fotografa professioniste che svolgono il loro lavoro, però non c'è un costo che va sul loro spazio. Questo qua è l'investimento, diciamo prima che loro diventano mercenari, questa cosa qua, questi sono progetti temporanei, che hanno lo spazio e i progetti, diciamo che è un investimento su progetti utili alla collettività, perché non succede nulla. Beh, ma perché, guarda, io non voglio più sentir dire, però di visibilità, per esempio il ristorante è diventato nostro socio, il ristorante noi lo promuoviamo tantissimo, tutte le volte noi aiutiamo il ristorante a ideare iniziative innovative per promuoversi, e questo è il ristorante, l'agriturismo uguale, ma anche, ti dico, il falegname che ci ha proposto un pezzo del suo, cioè tu lo racconti. Lei vuole creare questa casa relazionale, questo appartamento relazionale, stavo dicendo, cioè l'appartamento relazionale, ne esiste uno a Padova, per esempio c'è questo, è una casa in cui tu ospiti relazioni, nel senso, per esempio nel caso della casa di Padova, la signora fa abitare casa sua da artisti che realizzano le loro opere liberamente, Aurora di Mauro, esatto, quindi... Questo è il senso. Poi ci può anche essere il privato che dice semplicemente: senti, casa mia cade a pezzi, io ve la do, voi me la riqualificate, fate le vostre attività. Almeno non c'è io... stato questo caso? Ancora no, ma siamo partiti da no, poco. Lo dico per... Scusa, non voglio Stiamo spingendo un privato perché lo no, fa. No, nel senso che per come l'hai raccontata fino ad adesso, mi sembra un interessante, come dire, evoluzione del ragionamento che nasce un po' come la responsabilità sociale di impresa. Mm-hmm. Cioè, io oggi vi volevo raccontare di questo libro qua, che presso però non c'è stato tempo, però è un lavoro che ho fatto qualche anno fa per conto di una fondazione assolutamente privata, che è la fondazione Vodafone, mm-hmm. che tuttora fa tutto un intervento a favore del progetto della collettività, perché ha un ritorno in termini di immagine, no? Come mille esatto. altre imprese. No? Allora è chiaro che un conto se lo fa la Vodafone, un conto se lo fa il ristorante a livello locale, quindi mi sembra che possa essere letta come un'evoluzione sì. verso il micro del principio della responsabilità sociale dell'impresa, dove c'è il privato che ha un suo ritorno. Ecco, il pezzettino che mi manca, per quello ti facevo questa domanda, è il link con un tema che è un po' sotto traccia, credo, del ragionamento che ha fatto loro, che è, ha a che vedere soprattutto con il, come questo meccanismo può diventare il volano per un recupero della città, ma penso degli spazi dismessi, della città pubblica, ma non necessariamente solo di proprietà pubblica, ma della città pubblica nel senso del modo di far rivivere complessivamente un territorio. Perché è chiaro che se tu resti sugli spazi che sono già, come dire, funzionanti, attivi e al di fuori di un circuito che, giustamente, ho capito perfettamente il motivo per cui siete arrivati a questa alternativa, no? a questa opzione, perché è un'esasperazione anche di fronte sì. alla difficoltà di interagire con la pubblica amministrazione, quindi mi è chiarissimo. Però ecco, mi sembra che ci sia necessario per unire la vostra esperienza e la loro un tentativo di capire come queste due cose qua diventano, configurano un nuovo modello che non dimentica di tenere insieme il pezzo della città, del dismesso e del recupero di un territorio nel suo complesso, perché è la frontiera nuova, forse lo step 3, no? Sì, no, allora noi abbiamo questo progetto che si chiama Pop-Up Bus, che è un progetto che portiamo avanti con Hub Bari, poi forse ne parlerà Silvia. Di pop-up, comunque la declinazione sulla Basilicata di questo progetto di mappatura di spazi vuoti a partire dai cittadini, quindi ognuno con uno smartphone vede una casa vuota da tanto tempo, tutti immagino che abbiate visto case e abbiate immaginato che cosa potevano diventare, quindi il cittadino va, fotografa, carica su questa piattaforma e quindi vengono mappati in libertà spazi pubblici e privati. Ora, per esempio in quel caso, lo step successivo sarà, ok, come facciamo proposte concrete di riqualificazione, di riuso, di anche riuso creativo di questi spazi al pubblico e al privato, nello stesso modo. Quindi quello potrà essere un momento in cui tutto questo verrà messo a sistema, perché poi noi stiamo coinvolgendo parallelamente i politici locali dicendo, allora ci incontriamo? Ne vogliamo parlare? Noi siamo riusciti a fare questo.
E se riuscissimo a farlo anche con gli spazi pubblici, che cosa ci possiamo inventare, in che modo? Poi voglio dire, tutto in itinere. La cosa bella che questa cosa ci dà è una grande libertà di sperimentare e di innovare il processo, veramente giorno dopo giorno. Quindi magari un domani, che ne so, decidiamo di linkare i privati che fanno delle cose, che mettono a disposizione degli spazi e che fanno delle cose, e quindi di far crescere le loro attività. Ma in fondo è, capito, è tutto un processo graduale. In fondo questa decisione l'abbiamo presa ad aprile, quindi è partita ad aprile Casa Natural Diffusa, siamo ad ottobre, quindi ci stiamo insomma ancora cimentando. Però per dirvi anche la banalità, la signora che ha messo a disposizione la casa, che è un coach, lei non solo ha messo a disposizione la casa, è diventata socio di Casa Natural, e poi ha detto: io in cambio voglio dare anche un'altra cosa, voglio dare delle lezioni gratuite, voglio fare dei seminari gratuiti con le donne del vostro Natural Mom per formarle, motivarle rispetto a rimettersi in gioco. Cioè, voi direte: ma è matta sta gente? No, secondo me è gente che ha voglia di investire, ma in visioni collettive, perché purtroppo queste visioni collettive secondo me non ci sono più, ce ne sono, se non sono cose legate alla politica, è come se non esistano. Invece è un modo per investire in visioni collettive. È naturale che poi la mamma che fa il seminario con la signora e si trova bene, poi magari si va a fare anche degli incontri per conto suo, a pagamento. Ma in caso contrario, se la signora non lo facesse, nessuno la conoscerebbe mai, o comunque la conoscerebbero col passaparola, ma non avrebbe quell'allargamento della clientela che una cosa del genere le consente. Perché noi abbiamo quasi 30 mamme che seguono Natural Mom, e quindi insomma comunque si aprono altri scenari. Questo è un po'. Grazie.